Buongiorno, una pillola nuovamente sulla ritmica, così come è stata la seconda. Là avevamo visto i principali simboli e il loro significato e adesso andiamo ad approfondire un pochino la loro origine, come si sono sviluppati nel tempo, qual è il loro significato ritmico e come noi possiamo riflettere per affrontare al meglio la questione della ritmica. La storia della ritmica è bellissima, interessantissima, forse ancora più ricca della storia dell'evoluzione delle melodie. Noi non entreremo a fondo in questo argomento, ma possiamo dire alcune cose importanti nel nostro discorso. Allora, già al termine del fulgore del canto gregoriano, prima dell'anno 1000, si cercò di trovare non tanto delle figure ritmiche, ma delle combinazioni di ritmi che potessero essere da base per le melodie. Quindi, organizzazione di simboli ritmici in moduli ritmici, quindi precisi schemi da seguire. Tutto questo in corrispondenza con la metrica greca e latina, con i suoni lunghi, i suoni brevi, le sillabe appoggiate, le sillabe disaccentate. E allora nacque per la ritmica proprio questo stile di organizzare poi quelle che divennero le nostre misure, se volete, le nostre battute, cioè dei contenuti stabili e del ritmo sempre regolare. Due parole sulle notazioni modali dell'Ars Antiqua e la loro corrispondente notazione moderna. Parlavamo di Francona di Colonia, 1260, questo è più o meno l'epoca di queste tabelle. La cosa interessante, o che è interessante per noi in questo momento, è questo raccogliere in sé i modi che hanno un corrispondente, vedete, in notazione moderna, ma la cosa che più può interessarci è che i nomi di questi modi sono presi da nomi di metrica. Come avrete forse osservato, gran parte dei modi ritmici aveva una base ternaria. Questo in omaggio alla Trinità, quindi per motivi religiosi e spirituali si preferiva la relazione 3 a 1. La relazione 2 a 1, che poi ha preso di fatto il sopravvento, ha più avuto una matrice, diciamo, popolare e legata alla danza. E proprio i ritmi di danza sono quelli che hanno preso un po' forse l'eredità dei moduli ritmici antichi. Difatti ritroviamo proprio come caratteristiche delle diverse culture, ad esempio europee, ritmi di danza e organizzazioni ritmiche particolari che, ad esempio, Bach seppe cogliere nella costruzione delle sue suite, che sono davvero un esempio di tipi di musica europea. Ma ancora oggi possiamo pensare, immaginando i moduli ritmici originari, a come si sono sviluppate le danze, i vari ritmi, il tango, il bolero, eccetera. Proprio successioni di ritmi su cui si organizza il discorso musicale. Se noi volessimo fare oggi un'indagine sulla varietà grandissima di ritmi, potremmo forse rivolgerci al mondo della danza, alle danze popolari, alle danze africane, sudamericane. E se però vogliamo avere un'idea precisa di questo macrocosmo, forse potremmo anche solo concentrarci sui microcosmos, che furono una delle
prime operazioni del XX secolo che portò avanti Béla Bartók insieme a Zoltán Kodály in una esplorazione minuziosa della tradizione musicale dei Balcani. Ciò che abbiamo visto non è poi così lontano da quanto avvenuto poi nei secoli successivi. Più che il valore ritmico del suono individuale, la cosa che ha sempre interessato è l'organizzazione di questi segni in un ritmo, in un modo ritmico. Qui abbiamo nomi di danze che possono farci venire in mente Bach, ad esempio, nelle sue suite, quelle per pianoforte, inglese o francese, o in generale per l'orchestra, cioè stili, di ritmi tratti da diversi paesi europei a fondare proprio una sorta di, suite europea, di raccolta europea. Così come, anche più recentemente conosciamo tutto il tango, il valzer, la vanera, il bolero, eccetera, tutti modi di organizzare i ritmi. Facciamo adesso un gioco molto semplice. Abbiamo parlato di moduli ritmici, abbiamo parlato di ricorsività e facciamo un esempio semplicemente che poi potrebbe trasformarsi, vedremo, in gioco anche pratico. Un esempio è quello di fare un elenco, un semplicissimo elenco delle possibilità di cellule ritmiche da due seggioline. Sicuramente una è questa. Puoi sempre continuando a utilizzare le crome, posso avere questa. Poi posso avere il suo inverso. Poi con le crome ancora c'è la possibilità di avere le pause, le semiminima, non per tacere delle pause di croma che darebbero vita a moltissimi altri. Poi abbiamo la possibilità dei ritmi di sole semiminime o minime. Questa con la sua pausa. La pausa con la nota. Poi abbiamo di certo la minima e la sua pausa. Queste sono tutte cellule ritmiche che valgono due impulsi. Ricordo che abbiamo uno strumento in più, che è quello della legatura, che ha in qualche modo la funzione dell'addizione. Per esempio, se io qui, che ho la stanghetta, voglio mettere una legatura qua sotto, posso ottenere una nota che vale 2 perché è proprio come se ci fosse un'addizione e quindi la mia lettura sarà ta ta sh. Se io ho una legatura qui, di nuovo questa specie di addizione. Qui si crea un suono più lungo e la mia lettura potrà essere ti 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 ta, cioè prolungo il suono senza più dire la ti. E allora proviamoci anche noi. Questo è un passo tratto da un mottetto di Bach. E io vado a, sono due righe assolutamente coincidenti, come vedete, vado a costruire dei tassellini di due seggioline, se volete. Questa.
Questo. Poi ce n'è uno che assolla la nota bianca con la legatura si sporge. E così. Questo che è legato a prima della legatura è ovviamente coincidente a questo. Quindi vedete pochissime situazioni. Questa che chiamiamo B. Questa che chiamiamo C e questa che chiamiamo D. Pochi, pochi, pochi modelli. La stessa cosa possiamo vedere più avanti, siamo con le due voci, è un passo, come vedete, tendenzialmente omoritmico, quindi abbiamo questa situazione, questa casellina, questa che prima non c'era, tutte cose già conosciute. Abbiamo questa cosa che è un po' particolare, perché una seggiolina, questo vale 2 e questo vale 1, quindi la stanzetta è proprio qua. Ora, qual è la differenza con la parte sotto? Di nuovo abbiamo la legatura. E questo punto, che è l'unico di disassamento, diciamo, tra le due parti, è quello che proprio prevede la cosiddetta cadenza, cioè sta completando, sta concludendo. Allora, provo a fare una lettura ritmica di qua. Ta ti 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 ta ta ti 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 ta ti 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 ta ti 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 ti
Quindi grande regolarità e grande ritorno sempre delle stesse figure. Eccoci arrivati al termine di questa pillola densa di contenuti che ha attraversato molta storia della musica e ci ha parlato di come più che una evoluzione dei simboli è interessante osservare come da sempre, e qui in un senso di evoluzione, si è parlato di moduli ritmici. Abbiamo visto i modi ritmici del Medioevo, abbiamo parlato di danze rinascimentali, ci ricordiamo che Bach, quindi leggermente più tardi, fu un grande collettore di danze europee, diede già una prima panoramica della realtà europea, ma ancora oggi le nostre danze, il valzer, il tango, il bolero, eccetera, ci fanno capire come la situazione sia molto ricca, ma come soprattutto tutti cerchino un senso di ricorsività nel ritmo. Abbiamo osservato anche questo nella didattica, abbiamo fatto un elenco di moduli ritmici binari, una serie di combinazioni e siamo andati a cercare queste combinazioni in una composizione di Bach. Ma se qualcuno di voi è curioso e vuole saperne un po' di più, ci vediamo dietro le quinte. Grazie, alla prossima. Qualche notizia in più. Ne parleremo probabilmente anche più avanti per altri argomenti, ma diciamo che un evento molto importante per la nostra tradizione musicale fu la divisione dell'Impero Romano in Oriente e Occidente, dove la parte occidentale venne presto a contatto con altre popolazioni, fu contaminata da quelli che chiamiamo barbari e che portarono altre lingue, spinsero verso le lingue romanze che sovente avevano un ritmo binario, ma che soprattutto
andavano verso una accentazione qualitativa, battere e levare, e poi verso una maggiore concretezza, generalmente. La tradizione orientale, dopo la caduta dell'impero, fu forse un pochino più conservativa, un pochino più difensiva, si difese da est, dall'ingresso di altre religioni, di culture completamente differenti. Allora fece un pochino più da protezione e tenne un pochino di più la tradizione della mensuralità, cioè dove c'è l'accento, il battere è anche più lungo, non più forte. C'è un piccolo esempio curioso, divertente anche, che mette a confronto questa cosa nella semplicità. Immaginate il nostro ritmo di valzer, il nostro ritmo ternario più comune, cioè ti 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 ti, dove c'è proprio un senso del battere. Ebbene, nei Balcani il ritmo ternario più conosciuto è per noi un ritmo molto strano, il 7/8. È sempre ternario, sì, perché semplicemente il tempo del battere è più lungo, mantiene questa tradizione del tempo più importante che, su cui ci si ferma anche. Quindi loro è ti 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 ti. È lo stesso significato in fondo, con un ritmo più uniforme, più scandito, che è il nostro valzer, e il 7/8, che invece è un pochino più irregolare e veramente dà respiro e riposo sul battito.